Angelo Dorsi è stato allievo di Norberto Bobbio ed è professore ordinario di storia del pensiero politico all'Università di Torino. Svolge anche attività di commentatore giornalistico e di organizzatore culturale. Si occupa prevalentemente di storia, delle idee e degli intellettuali del Novecento, di nazionalismo e fascismo, di guerra e di temi di teoria politica e di questioni di metodo storico. È membro dell'edizione nazionale degli scritti di Antonio Labrola e di quella di Antonio Gramsci, autore al quale ha dedicato numerosissimi studi. Ha ideato e dirige dal 2005 il Festival Storia e le riviste Storia Magistra, rivista di storia critica, edita da Franco Angeli a Milano, e Gramsciana, rivista internazionale di studi su Antonio Gramsci, edita da Mucchi. Ha al suo attivo una trentina di volumi, tra i più recenti Gli ismi della politica, 52 voci per capire il presente, curata dal professore per Viella nel 2010. Il nostro Gramsci, Antonio Gramsci a confronto con i protagonisti della storia d'Italia, Alfabeto Brasileiro, 26 parole per riflettere sulla nostra e l'altrui civiltà, con un fotoreportage di Eloisa Dorsi, editore da IDS nel 2013, e Inchiesta su Gramsci, quaderni scomparsi, a più le conversioni, leggende o verità, a cura dell'Accademia di University Press Torino nel 2014. In particolare però, da pochi giorni, è distribuito nelle librerie il suo ultimo volume, Gramsci, una nuova biografia, edita per le edizioni Feltrinelli. E quindi con piacere che gli lascio l'intervento conclusivo di questo pomeriggio, Antonio Gramsci, il ritratto di un rivoluzionario. Grazie. Finora vi siete divertiti, in pratica adesso dovrete cominciare la parte noiosa, adesso vedremo. Io non faccio mai premesse, perché poi qui so che c'è qualcuno che fa una regia occulta che è pronta a intervenire se sforiamo sui tempi, ma questa volta la premessa la voglio fare perché uno avrei dovuto essere a Bruxelles a parlare di Gramsci, ho preferito Cinisello Basso. Quando ho scoperto questa cosa che Gramsci era passato di qua, dico no vabbè, Bruxelles può aspettare. La seconda premessa è che immaginavo di trovare 12-14 persone, perché dico siamo non per svalutare Cinisello, ma perché dico bella giornata, weekend di ponte, anzi pontone, saranno tutti al mare. E terza premessa, sono più che ammirato dei Impertini. Veramente, perfino le toilette che sono andato a esplorare, ma sono le più belle toilette che abbia visto in Italia, e non hanno ancora fatto fare il giro del circo, ho solo visto l'ingresso e mi ha scioccato, sembrava di essere a Bruxelles. Quindi vi ringrazio per avermi fatto trovare un pezzo di Bruxelles. Bene, in realtà mi ero fatto anche una scaletta, forse alla fine la stravolgo e userò come tappe del percorso un po' dei frammenti che sono stati forniti, facendo un po' di glosse marginali e facendo capire perché Antonio Gramsci è il pensatore italiano del Novecento più studiato e tradotto nel mondo ed è il pensatore italiano più studiato e tradotto nel mondo dal XVI secolo in avanti, dati ufficiali dell'UNESCO, con una linea tendenziale crescente. Mentre sto parlando sarà sicuramente uscito un articolo, un saggio, un libro. La bibliografia gramsciana, cioè gli scritti su Antonio Gramsci, finora che abbiamo rubricato, ma è un lavoro in progress, supera i 20.000 titoli in 41 lingue diverse. La metà circa sono in italiano, l'altra metà in 40 lingue, ed è una cifra che via via accresciamo. Dico via via perché appunto io mi occupo di Gramsci da 40 anni, quindi ho più di 40 anni, e le chiavi a cui faceva riferimento lui, per esempio, farò un discorso rapsodico, ogni tanto cercherò di mettere in ordine, ma per evitare che voi vi annoiate, le chiavi a cui faceva riferimento lui sono state in realtà pubblicate per la prima volta nell'ambito dell'edizione nazionale Gramsci a cui mi onoro di appartenere, nel senso che erano stati soltanto pubblicati dei frammenti
Ora è uscita un'edizione critica, filologicamente ineccepibile, in cui appunto abbiamo questi che sono in realtà i primi esercizi di traduzione di Gramsci, ma sono anche i primi esercizi di scrittura in carcere. Questo è molto importante. Queste sono, come dire, delle pillole anticipatorie. Torniamo all'origine, anche per fare qualche glossa marginale rispetto a quello che abbiamo sentito. La biografia di Gramsci, 46 anni, circa, 1891-1937, come sappiamo, 22 gennaio, mi pare che abbiate detto 23, 22 gennaio 1891, 27 aprile 1937, è facile da vedere sullo schermo, se non ce l'avessimo fatto, virtualmente, immaginiamolo, sono quattro periodi, o se vogliamo cinque. Nel mio libro li ho organizzati in cinque periodi. Il primo è quello ineccepibile, la Sardegna, sono 20 anni. Ora non scenderò troppo nei dettagli, però rispetto al racconto teatrale che abbiamo sentito, ci sono due cose che vanno precisate, che sono importanti. Sono i due fatti traumatici del periodo sardo, e sono due fatti che avvengono nella prima infanzia di Antonio, chiamato Nino familiarmente. Nino mi chiamo, come recita il titolo del gustoso libretto di Luca Pauleso, che è un discendente di Antonio Gramsci. Bene, questi due fatti traumatici sono molto importanti per spiegare anche questa sua passione per le fiabe. Vale a dire, il primo fatto traumatico è la malattia. Cioè, non è che semplicemente Gramsci è un bambino gracile e macilento, anche io ero gracile e macilento, guardate, infatti si vede. Gramsci è colpito da una grave malattia, una tubercolosi ossea, che non fu diagnosticata. Era una malattia curabile, è una malattia che consiste nel fatto che il bacillo di Koch si insinua nelle vertebre, va curato chirurgicamente. Invece il povero bambino fu sottoposto a delle torture che peggiorarono la sua situazione. Veniva appeso per i piedi quando si cominciò a scoprire una gibbosità, quella che noi andiamo a toccare, che ci porta, no, Andreotti, tutti lo volevano toccare, diceva lui, spiritosamente, una gibbosità. E i familiari, un po' per ignoranza ovviamente, lo sottoponevano a queste torture, ma anche altre che poi lui descrive. Questa malattia ha una serie di conseguenze fisiche che lo tormenteranno per tutta la vita: sbocchi di sangue e emicrania, perché il piegamento delle vertebre, adesso non entriamo troppo nel dettaglio, ma gli provoca queste cose. L'emicrania lo tormenterà, questo è stato ricordato, tutta la vita, e sono molti riferimenti nelle lettere, quando lui racconterà per esempio a Torino queste crisi di emicrania che gli durano anche diversi giorni. Ci sono alcune che sono durate una settimana, in cui è come se perdesse coscienza, ogni tanto perde coscienza. Racconterà in una lettera: mi rotolavo come un matto furioso sul pavimento. Bene, il primo fatto traumatico dunque è la malattia. Malattia che, come forse molti sanno, fu nascosta dalla famiglia. E si raccontò quella storia che abbiamo letto nelle prime biografie geografiche di Gramsci, che il povero bambino era caduto dalle braccia di una collaboratrice domestica. Voi immaginate, la bambina, la collaboratrice fa: oh, che bel bambino, oh, che bel bambino, oh, mi è caduto il bambino. Non è così. La malattia costituiva vergogna sociale. Il secondo fatto traumatico è un fatto che può interessare il capitano dei carabinieri. Il padre di Gramsci viene arrestato, rapidamente processato, rapidamente condannato. Per, e qui c'è un'altra leggenda, non voglio invitarvi a leggere il mio libro, fareste bene, perché si sfatano molte leggende, o si correggono anche alcune cose che abbiamo sentito prima, perché sono basate sulle vecchie biografie. Vale a dire, si è raccontato, allora, noi abbiamo una biografia di Gramsci importante pubblicata da un sardo, personaggio straordinario, Giuseppe Fiori, uscito nel 1966. Era tempo di fare un'altra, perché nell'ambito delle ricerche condotte da un gruppo di lavoro per l'edizione nazionale abbiamo fatto più scoperte documentarie su Gramsci in questi ultimi anni che in tutti i decenni precedenti. Bene, la leggenda cosa vuole? Vuole che il padre sia stato condannato, Giuseppe Fiori la racconta così,
per una sorta di complotto politico. I politici dicono sempre che è un complotto, no? No, è un complotto. Non è un complotto. Aveva rubato i soldi. Pare che li avesse tutti persi al gioco. Dannato vizio, no, non lo prendete, se l'avete lasciato bene. Comunque, il padre Francesco, che era un funzionario, il che fate un'altra leggenda, non era una famiglia povera, una famiglia grande, era una famiglia della piccola media borghesia funzionaria del Mezzogiorno d'Italia, quella che dava di solito i quadri alla burocrazia, all'esercito, ai carabinieri, alla magistratura. Diciamo anche che è molto interessante il fatto che Antonio, per parte paterna, diceva che è arrivata una mail che protestava perché non avete raccontato che l'origine della famiglia Gramsci deriva dal principato di Gramsci in Albania. Per parte materna è di origine spagnola, quindi questo è molto interessante. Cioè, un Gramsci, che io credo sia il più grande italiano del XX secolo e a mio avviso uno dei più grandi della storia d'Italia, e le sue origini sono, rappresentano i due versanti del mondo. Intorno da una parte, dall'altra, a est e ovest dell'Italia, Spagna e i Balcani. Dai Balcani i Gramsci erano poi, Gramsci si italianizzano, comunque arrivano poi in una zona della Calabria, in particolare a Plataci, dove ancora oggi si parla, una comunità arabesca in cui si parla una lingua di origine albanese. Devo dire che i calabresi cercano ogni tanto di sottrarre Gramsci ai sardi, dicendo no, però Gramsci è un po' nostro, no? Cioè, no, veramente, perché noi siamo arrivati prima, no? A me piace questa contesa. E a Plataci, che è un posto bellissimo, che per arrivarci, cioè, portatevi le pillole quelle anti-emetiche, antivolta, perché è terribile arrivare lassù, bene, c'è anche un piccolo centro studi gramsciani. La famiglia materna era anche quella una famiglia di funzionari, che sono per lo più esattori delle imposte, ufficiali del registro, dove il padre lavorava all'ufficio del registro. Questi due fatti traumatici sono molto importanti, e in particolare la vicenda dell'arresto è importante perché ci fa capire perché Gramsci nutra fin dalla prima infanzia una passione straordinaria per la verità. Mi dirà, mi ero a tal punto infanatichito per la verità da risultare molesto ai miei genitori. E perché si infanatichisce per la verità? Tutti voi avete sentito quella famosa frase, no? Dire la verità è sempre rivoluzionario, eccetera. La trovate anche sulle cartuscelle di Gramsci Perugino, no? Bene, perché gli viene nascosto il fatto che il padre è in galera. Il padre fu condannato a 5 anni, che si scontò tutti fino all'ultimo giorno. E lui lo scoprirà, ovviamente lo scoprirà, e lo scoprirà nel modo peggiore. Lo scoprirà perché qualche compagno di classe gli dice: stai zitto tu che tuo padre è in galera. Come? Ma lui sapeva che il padre era dalla mamma grande, cioè dalla nonna, a lavorare. Arriva a casa e allora, vuol dire, si arrabbia moltissimo con sua madre, e questa cosa, badate bene, si riprodurrà quando lui sarà arrestato. Scoprirà. Quei cenni sono per dire cosa? Tirare giù l'asse. Cioè, ormai gli addetti alla comunicazione sono assai più importanti. La forma prevale sul contenuto. Allora, che dobbiamo fare? Su, giù, cioè, l'opera dei pupi è diventata. Fatemi capire. Avete fatto perdere il segno. Questo fatto si riprodurrà quando lui viene arrestato, perché scoprirà a distanza di tempo, di parecchio tempo, che sua moglie, con la complicità degli altri familiari, la famiglia russa, diciamo, ha nascosto che il padre, cioè che Antonio, è in galera. Ovviamente lui va su tutte le furie, anche per una ragione psicologica, cioè come dire, lui rivive questa cosa che, no, esattamente, a distanza di tanti anni, di nuovo la menzogna. E di là comincia a dire: io non capisco perché gli adulti debbano considerare i bambini incapaci di capire. E coltiva da allora, accanto a questa passione per la verità, che è la cifra fondamentale di Gramsci, un'altra passione, quella pedagogica. Io dico in questo libro, ma l'avevo già detto in un altro libro,
che tra le tante etichette possibili che noi possiamo dare ad Antonio Gramsci, quella che mi pare più si attaglia alla sua personalità sia quella di educatore. Gramsci è stato innanzitutto un educatore. Questo spiega molte cose. Ed è stato educatore non solo verso i figli, sia pure indirettamente attraverso la corrispondenza, in una situazione appunto che lui ha accennato bene di conflitto con sua moglie. Sua moglie è una spontaneista, diremmo. Gramsci è un nemico feroce dello spontaneismo, in politica come in pedagogia. Gramsci è un teorico dell'organizzazione, della disciplina, che deve essere però anche autodisciplina, naturalmente, sul piano politico. Ma per i bambini deve essere innanzitutto eterodisciplina, cioè i grandi devono insegnare, devono usare insegnare il valore della disciplina, ma per tempo. Invece lui dice, si sbaglia il principio, perché li si lascia fare qualunque cosa quando sono bambini e poi li si pretende di correggere con le mazzate quando sono adolescenti. Errore gravissimo. Per esempio, un episodio, non so se lo ricordi, regala un orologio ha ricevuto in regalo, il bambino lo prende e lo distrugge con un colpo di martello e la mamma dice: ah, caro bambino Gramsci, cioè, questa roba qui, dice, no, è lì che devi intervenire, no. Comunque, questi due fatti traumatici sono i fatti che determinano molte cose successivamente, in qualche modo indirizzano Gramsci. L'arresto del padre provocherà, sì, a quel punto, la miseria della famiglia. Il padre era l'unica fonte di reddito della famiglia. E lo stesso Antonio interromperà gli studi per un paio d'anni e andrà a fare, d'estate farà lavori vari, ma durante l'anno scolastico per un paio d'anni andrà a portare pacchi, grossi scartafacci, che gli spezzavano le braccia, all'ufficio del catasto, e questo ogni tanto riemergerà in una serie di racconti. Bene, nel periodo sardo, questi 20 anni, quindi lui perde 2 anni, si direbbe, no? Oggi non si usa più dire 2 anni, no, ha fatto esperienze, e i miei tempi dicevano: oh, ha perso un anno. Ma come ha perso? In che senso? Non lo trova più, no? Ha perso un anno. Lui perde 2 anni e infatti finirà il liceo. Tra l'altro anche le sue scuole medie, elementari e medie, lui le fa in varie sedi, perché dopo l'arresto del padre, quindi la vergogna della malattia fa sì che si inventi la balla della caduta, la vergogna dell'arresto provoca il fatto che la famiglia si sposti da Ales a Ghilarza. La fortuna, quindi non vi vantate tanto voi di Ghilarza rispetto a quelle di Ales, perché lì ci sono dei contrasti fortissimi. Io arrivo adesso, e fino a ieri ero a Cagliari, sono partito stamattina da Cagliari, mi hanno instaurato proprio un volo per Cinisello Cagliari. Ebbene, si trasferisce a Ghilarza, poi lui fa gli studi in varie sedi e finirà poi con il liceo a Cagliari, che rispetto a loro, cioè rispetto alle altre, a questi borghi, è una grande città naturalmente, con tutto quello che comporta, e lì fa le prime scoperte grazie a suo fratello Gennaro, che è figura importante della famiglia, è il fratello maggiore ed è anche il fratello più politicamente già iscritto al Partito Socialista, il fratello politicamente orientato, che comincia a dare qualche suggerimento di lettura, diciamo, a Nino. Vivranno insieme in situazioni di difficoltà, cambiando case, cercando le case sempre più schifose per spendere meno. E lì comincia anche questa situazione di conflitto con la famiglia, che durerà a lungo. Il conflitto con la famiglia si ingigantisce a Torino. Gramsci parte per andare a Torino. Perché va a Torino? Non perché deve essere facile di Torino, va a Torino perché esisteva un'istituzione creata da Carlo Alberto, lui, si chiamava Collegio delle Province, poi chiamato Collegio Carlo Alberto. Province perché erano le province del Regno di Sardegna, che dava borse di studio a giovani ambosessi, per fare l'università, purché avessero dei prerequisiti. Condizioni familiari indigenti, allora la famiglia, abbiamo detto, era indigente, perché il padre poi avrà un lavoro dopo parecchio tempo, però sarà un lavoro in cui, come dire, il salario sarà un quarto di quello che prendeva prima, e quindi tutta una serie di difficoltà. Bene, quindi condizioni familiari indigente, testimoniate dagli uffici erariali del comune, e soprattutto esami di maturità superati col massimo dei voti.
Dopodiché, questi erano i prerequisiti, si andava a Torino a sostenere le prove per essere ammesso a godere di questa borsa, che era poi una borsa miseranda, diciamo così, 70 lire al mese, purché si fosse sempre in regola con gli esami universitari. Se saltavi l'esame veniva sospesa la borsa. Quindi lui arriva a Torino e comincia a avere delle difficoltà enormi, perché si accorge subito che, come dire, la borsa è insufficiente, ma si accorge soprattutto che si rende conto che la famiglia si sente trascurato dalla famiglia. La famiglia manda in ritardo i documenti per cui la borsa non parte, e lui comincia a mandare delle lettere disperate in cui emerge il conflitto col padre. Questo conflitto si spiega anche con sé, a mio avviso, lo dico nel libro, anche con una sorta di rabbia che lui ha maturato per il fatto che il padre ha rubato, sostanzialmente. Cioè, Gramsci non lo perdonerà, mentre il rapporto con sua madre sarà un rapporto, l'universo affettivo di Nino sta tutto nel rapporto con sua madre, che lui avrà tutte le lettere alla madre sono improntate alla tenerezza. Tenerezza è una parola chiave di Gramsci, sono improntate alla tenerezza. Il rapporto col padre invece è un rapporto conflittuale. Cito solo un passaggio di una lettera: a un certo punto, lui, il primo anno che è a Torino, che il padre non gli risponde, lui continua a chiedere i documenti, a chiedere soldi, eccetera, eccetera, e lui, Antonio, scrive al padre: già, ma si sa che tu sei il padrone, non il padre, e io ne conosco degli uomini che sono dei veri padri. Colpo al cuore. Torino, dunque, supera faticosamente questi durissimi esami. Gli esami durano 2 settimane e sono esami su tutti i programmi di tutte le materie di tutto il triennio delle superiori. È una roba bestiale. Lui riesce a passare, è penultimo, diciamo così, in graduatoria, ma comunque entra, e quindi si iscrive alla facoltà di filosofia e lettere, si chiamava al tempo, non lettere e filosofia. Torino era allora una città universitaria importante, adesso no. Allora sì, era un'università importante, per giurisprudenza e medicina se la giocava, giurisprudenza se la giocava con Roma, e medicina probabilmente era la più importante d'Italia. Lui si scriveva lettere, non era molto importante lettere, però lui si scriveva lì perché aveva una passione per la storia. Tutto il pensiero di Gramsci è un pensiero storico, lo dico una volta per tutti. Bene, Torino significa innanzitutto questo impatto drammatico. Tant'è che dopo poche settimane, ancora per qualche mese, dirà che vuole tornarsene in Sardegna. L'elemento climatico, mi sembrerà sciocco, ma è fondamentale. È fondamentale. Arriva a Torino e arriva, mi sono documentato, dell'autunno in cui arriva, è stato un autunno particolarmente freddo, uggioso, umido, piovoso, con la nebbia. La nebbia mi gelava le ossa, lui scrive. E ha un incubo ricorrente. Tutte le notti sogna un grosso ragno nero che scende dal soffitto e gli va a succhiare il cervello. Non è proprio il massimo, devo dire. Il primo biennio a Torino è drammatico. Le lettere residue, non ce ne sono tante, le lettere residue lo testimoniano in maniera inequivocabile. Un po' alla volta, però, e qui c'è un curioso cambiamento, questa Torino gelida da tutti i punti di vista, algida, fredda, qui confesso c'è anche un elemento autobiografico mio, sono meridionale deportato a Torino, quindi in qualche modo mi sono un po' immedesimato, certo non sono Gramsci, e non solo perché non c'ho la Roma. Dopo circa 2 anni e mezzo, cominciamo 3 anni, 4 anni, c'è un'immedesimazione, comincia a parlare di Torino come della nostra città, la nostra Torino. Perché? Perché è come se scoprisse ed esaltasse il carattere di serietà di Torino. E c'è una contrapposizione a Roma: Torino non ama i cantambanchi, i calabroni, i chiacchieratori, quelli coi cappelli a larghe tese e le sciarpe svolazzate. Sono tutte citazioni gramsciane, sono tutte qua. Effettivamente Torino era la capitale, se non del positivismo,
dice una volta il mio maestro Norberto Bobbio, certo della cultura positiva. Cos'era la cultura positiva? È la cultura fondata sul rigore, sulla serietà, sul fatto, detto in una parola, in un modo un po' banale, un po' forse volgare, parlare solo dopo aver accuratamente studiato il tema di cui parlare. Parlare solo, dice Gramsci, dopo aver raccolto una documentazione esauriente dell'argomento. Allora capite che questo, no? Mi sembra che Torino, in qualche modo, la serietà già innata di questo ragazzo, rafforzata dalle esperienze drammatiche della sua infanzia, l'arresto, il lavoro giovanile, la malattia, eccetera, è come se si incontrasse con il rigore sabaudo, il rigore di quella città. Quindi il primo incontro è con la cultura positiva, il secondo incontro è con la grande industria. Torino è la capitale industriale d'Italia. E Gramsci ne è affascinato dal mondo della grande industria, sia per quello che significa, cioè la modernità. Gramsci è stato un grande osservatore della modernità, osservatore critico e penetrante della modernità, sia perché l'industria significa capitali di industria, di cui è ammiratore e comincia a distinguere i capitani dai finanzieri, cioè l'imprenditore verso il quale ha un'ammirazione se fa bene il suo mestiere, anche se è un nemico di classe, dal finanziere allo speculatore, ma sia perché soprattutto nella grande industria significa la fabbrica come luogo. E chi c'è nella fabbrica? Ci sono gli operai e le operaie. Gli operai, per i quali userà spesso l'espressione uomini di carne ed ossa. Uomini di carne ed ossa. E lui ne è come affascinato. Capisce allora, proprio conoscendo gli operai, che il socialismo ha una forza che gli sembra inarrestabile. Quelli sono gli uomini che fanno la storia, quelli sono gli uomini che reggono il paese. La scoperta di l'arrivo a Torino quindi significa la cultura positiva, significa il mondo della grande industria, la classe operaia, significa il socialismo. Aveva avuto un'infarinatura a Cagliari, ma adesso diventa un militante. Nel 1913 prende la tessera del Partito Socialista Italiano. Ed ecco che a partire da allora il rapporto con la famiglia in Sardegna è come se si diluisse, smette anche di insultare suo padre, smette di chiedere soldi perché ha trovato un'altra famiglia, il partito diventa la sua nuova famiglia. Intanto ha cambiato varie case, faccio notare, sempre in una delle mie parentesi, che Antonio Gramsci non ha mai avuto una casa sua, non ha mai avuto una casa. Ovviamente nell'infanzia abitava a casa dei genitori. Quando va a Cagliari prende delle stanze in affitto col fratello Gennaro, va a Torino, va all'inizio, vive in pensione sulla Dora, quindi il posto sbagliato perché Accio de Nebbia gli gelava le ossa, poi si trasferisce via via e prende sempre delle stanze in subaffitto in appartamenti dove abitano altri. Cioè è quello che fanno gli studenti universitari o i precari o in generale le persone oggi, tutti siamo quella volta tutti costretti alla coabitazione. La militanza del Partito Socialista significa che cominciano a capire che sto ragazzo, sto giovanotto, c'ha un po' di cervello, comincia a scribacchiare. Già aveva scritto i primi articoli su un giornaletto universitario e quindi comincia a scrivere qualche articolo sulla stampa socialista. La stampa socialista in Piemonte era l'Avanti, il quotidiano nazionale del partito, che aveva una pagina torinese, ma era anche il Grido del Popolo, il settimanale del socialismo piemontese, diretto da una donna, Maria Giudice, la quale fu arrestata nelle giornate che sono state evocate dell'agosto 1917, e Gramsci dovette diventare direttore perché Maria Giudice rimase in carcere. Lui rimase in carcere pochi giorni, ma Maria Giudice fu condannata e rimase in carcere per un paio d'anni. E quindi poi diventò direttore del Grido del Popolo. Comincia a scrivere sul giornale e lì avrà questo infortunio. Ecco, qui nella rappresentazione teatrale biografica che ho presentato prima, non sono molto d'accordo, devo dirlo, con il fatto che avete insistito su un mussolinismo di Gramsci, su cui sarei più prudente. Nel senso che Benito Mussolini era il leader dell'ala rivoluzionaria, l'abbiamo sentito, e piaceva molto ai giovani del partito. Innanzitutto perché era giovane,
Il Partito Socialista era un partito gerontocratico, un partito dominavano i vecchi. Mussolini è giovane, è un grande oratore, un brillante giornalista, quindi piace ai giovani. E Mussolini era direttore dell'Avanti e, come sapete, farà un suo voltafaccia con un articolo passando in pratica dalla linea, rompendo la linea del partito, che era la linea della neutralità nella Grande Guerra, e invece perorando la causa dell'intervento italiano nella guerra. E il giovane Gramsci scriverà un articolo sotto forma di lettore, ci scrive, insomma, una pagina così, la pagina dei lettori, un articolo in cui ripete anche un po' la tesi di Mussolini, ma non è tanto un articolo interventista, è un articolo mussoliniano, tra virgolette, nel senso che lui vuole rompere l'immobilismo del partito e si chiede se la guerra non possa essere anche un momento che serva a rompere l'immobilismo. È un articolo su cui sono stati scritti fiumi di inchiostro, quindi non insisto molto, però finisce lì il mussolinismo di Gramsci. Mussolini viene espulso dal partito, giustamente, nell'ottobre 1914 e non se ne parla più, però quell'articolo sarà usato poi a lungo, ancora in tempi recentissimi, come una specie o di macchia d'infamia su Gramsci, oppure da parte della destra come argomento a favore che si potesse, come dire, annettere anche la destra, si potesse, anche Gramsci era dei nostri, era un nazionalista, voleva la guerra, non è vero. Comunque, da allora Gramsci comincerà, cioè dopo questo infortunio, tra virgolette, lui vivrà un senso di colpa, a mio avviso anche fuori luogo, per così dire, ma le vie della psicologia sono queste cose, tu ce lo insegni. Tant'è che per un anno e mezzo, quasi due anni, sparisce, cioè si rintana, non si fa più vedere né all'università né nel partito. Ricomincerà a scrivere negli ultimi mesi del 1915. Da allora, e questo qui faccio appunto una grossa importante al racconto che abbiamo sentito, il giornalismo diventa il suo mestiere. Gramsci è stato innanzitutto un giornalista brillante, ma un giornalista che non era solo brillante, perché sapeva manovrare la lingua, era qualcuno che prova a inventare un giornalismo di tipo nuovo. Vi ricordate il discorso appena fatto sul fatto di parlare solo dopo aver studiato, solo dopo aver approfondito gli argomenti? Quindi la polemica con il giornalismo facile, anche del suo partito, polemizza, per esempio con i compagni milanesi. Cioè, voi spesso parlate senza aver studiato le cose. Il giornalismo di Gramsci è una scienza sociale che non sarebbe stato pensabile senza il retroterra torinese, cioè il luogo dove è nato il laboratorio di economia politica, dove c'era questa esasperata attenzione alla filologia da una parte, alla storia, alla ricerca storica documentata dall'altra. Gramsci ha introiettato tutto questo. Intendiamoci, Gramsci non finirà l'università. Sarà lo studente che non diventa dottore. Anche se fino al 1918 lui continua a pensare poi di riprendere, c'è qualche frammento di lettere, dice, però io devo riprendere sull'università, la devo finire prima o poi questa cosa. Darà 8 esami in tutto. Ma è uno studente molto particolare, è uno studente curioso, uno studente che avrei sempre sognato di avere, ma che non ho mai avuto. Cioè, vale a dire, uno che va a lezione per passione e che va a seguire anche corsi che non dovrebbe seguire, e quindi andava a seguire lezioni di Luigi Einaudi che insegnava giurisprudenza, o di Peano che insegnava matematica, o di Lore che insegnava economia. Cioè andava a seguire lezioni che non erano nel piano di studi, diciamo così, però magari non seguiva quelle che erano nel piano di studi perché si annoiava. E si raccontano anche episodi interessanti in cui lui non alza neanche la mano, si alza in piedi, certo, e inveisce contro qualche professore. C'è un episodio molto bello raccontato da una compagna di classe, che poi diventò professoressa di un liceo di Torino, Azelia Ricci, che racconta di un professore che era allora molto importante, era addirittura diventò preside, poi diventò fascistissimo, insegnava letteratura latina, che era un po' professore maiale, diciamo così, e che in presenza di alcune suore che seguivano la lezione sui carmi di Catullo si soffermava
maliziosamente guardando di sottecchio le suore per vedere che effetto facesse di darmi licenziosi di Catullo. E Gramsci a un certo punto non ne può più, si alza in piedi e gli dice: smetta di fare il buffone e faccia lezione. E la cosa che racconta da lì, dice: noi abbiamo temuto che l'altro chiamasse le guardie, cioè, e l'altro invece si intimidisce, cambia argomento, e quindi, come dire, abbiamo un Gramsci protettore delle suore, che è un aspetto inedito. Anche questo, la serietà. Va bene, intanto in realtà lascerà l'università perché comincia a fare giornalista di professione, stipendiato, quindi non chiederà più soldi alla famiglia. Uno stipendio molto modesto, infatti lui ha la possibilità di andare a, perché non mancavano gli insegnanti negli anni di guerra, a Ulx, quello che poi fu chiamato Ulzio durante il fascismo, in montagna, andare a fare il professore al liceo di Ulzio, e lui rinuncerà perché procederà a fare con uno stipendio molto più basso il giornalista stipendiato all'Avanti. Bene. Il periodo torinese è tuttavia un periodo fondamentale per queste scoperte ed è fondamentale per l'attività giornalistica, abbiamo detto, questo giornalismo di tipo nuovo, un giornalismo che crea il suo pubblico, diranno i quaderni del carcere, che riprendono tanti temi delle esperienze giovanili. Vale a dire, Gramsci ci invita, è come se invitasse gli editori di ogni tipo di attività comunicativa a non usare la spiegazione, la giustificazione davanti alle portiglia pseudoculturale che viene fornita troppo spesso dicendo: ma questo è ciò che il pubblico vuole. Gramsci direbbe: no, questo non è ciò che il pubblico vuole, è ciò che voi volete che il pubblico mangi, trangugi. Questo tornerà anche nella sua attitudine rispetto alla letteratura poco dopo. Bene, l'esperienza giornalistica poi si intensificherà negli anni, anche quando, soprattutto quando la pagina torinese dell'Avanti diventerà un'edizione piemontese dell'Avanti. E quindi l'impegno cresce e poi finalmente nel 1919 nascerà il momento più importante dell'attività giornalistica e poi diventa direttamente politica, la rivista L'Ordine Nuovo. Ma attenzione, la guerra, non possiamo dimenticare la guerra. Il giornalismo di Gramsci si dedica soprattutto al tema della guerra mondiale. Quella guerra è una guerra epocale, che tutti subito vedono come diversa dalle precedenti, appunto grande guerra. E Gramsci non si occupa dei fatti militari, non si occupa della diplomazia, della geopolitica, si occupa degli effetti che la guerra produce sulla psiche delle persone, cioè fa una lettura psicoantropologica della guerra. La guerra vista come strumento di instupidimento, lui dice, delle persone, di imbottimento di crani, e questo imbottimento è fatto di che cosa? Soprattutto di menzogne. Ecco, quella passione per la verità che ritorna, riemerge in maniera forte, e Gramsci fa un lavoro quotidiano, riesce a scrivere fino a 4 articoli al giorno, quasi mai firmandoli, perché ci pone dei problemi gravissimi di attribuzione, l'edizione nazionale. E cosa fa in questi articoli? Smaschera, fa il lavoro di smascheramento della menzogna, di anezia, togliere il velo che nasconde la verità. Questo fa quotidianamente, costantemente, e lo fa però con una penna agilissima, improntata più che all'ironia a quello che lui chiamerà sarcasmo appassionato, in cui leva, come dire, la pelle di dosso a tutta una serie di personaggi della vita politica e culturale locale e nazionale, inventando una serie di nomignoli. Gramsci non a caso è stato molto studiato dai linguisti, dai glottologi e dagli italianisti, perché Gramsci inventa la lingua, è un inventore di neologismi, ma anche è qualcuno che sa lavorare sulla lingua facendo delle derubricazioni di senso, cioè cambia significato alle parole e poi inventa un nomignolo per ogni personaggio della vita pubblica, culturale o politica. Non posso soffermarmi, ma sono straordinari. Fa dei ritratti meravigliosi di personaggi, alcuni dei quali sono suoi professori, no? E li prende in giro in maniera micidiale. Ma l'elemento cruciale che emerge, è stato un po' accennato, è quello che io chiamo il fattore C, C come cultura. Quel frammento che è stato citato, che avete qui anche nel vostro, in uno dei vostri preziosi documenti, dove non in questo, nell'altro, in quello lì, questo qua, l'ultima pagina, no, cos'è? Interno, la 3,
la cultura, l'organizzazione, disciplina del proprio interiore, eccetera, eccetera, quella rientrante da un articolo fondamentale del 29 gennaio 1916 intitolato Socialismo e cultura, in cui c'è anche un po' lo schema di Gramsci giornalista, che usa sempre una sorta di schema, cioè prima la pars destruens, poi la pars construens. Prima ci dice, fa la critica, che cosa non è, che cosa non deve essere, e poi dice cosa deve essere, non si limita alla parte critica, anche alla parte costruttiva. E quindi lui dice bisogna disabituarsi e smettere di concepire la cultura come un'azione volta a travasare contenuti nella mente, nei cervelli dei giovani, per esempio, considerandoli dei recipienti vuoti da empire e stivare di dati e nozioni, in modo che lui o lei poi ne faccia domani un uso, no? Che diventa una barriera di classe. Snocciolare appunto quei dati. Ma questo non è cultura, dice, pedanteria, non è intelletto, ma intellettualismo borso e incolore, che servirà soltanto a partorire tutta una genia di saputelli, più deleteri per la vita spirituale di quanto siano i microbi della sifilide o della tubercolosi per la salute dei corpi. 29 gennaio 1916. Gramsci non finirà volontariamente in quella categoria dei saputelli, farà un'altra scelta. Ma la scelta giornalistica è anche una scelta politica, naturalmente, che viene incentivata dall'evento epocale all'interno della guerra epocale, 1917. Com'è che non hai citato il mio penultimo libro sul 1917? È gravissimo, questo è una roba che proprio non lo posso, ti tolgo il saluto, ma è che una roba che ho fatto appena sul libro sul 1917, questa è una censura politica, diciamo, è un complotto. Il 17 è l'anno cruciale e Gramsci, che posso dirlo, rivela doti profetiche, scrive nell'aprile del 17, quindi dopo che c'è stata solo la prima rivoluzione, quella che ha fatto cadere il regime zarista, scrive: mica finisce qui, ragazzi, questo è solo il primo atto, dice, questa è una rivoluzione politica a cui succederà inevitabilmente una rivoluzione sociale. Ciapalì. Nello stesso mese Vladimir Ilyich Ulianov, che usava già lo pseudonimo di Nikolai Lenin, attraversa in un vagone piombato le pianure tedesche, le steppe russe, e arriva a Pietrogrado, già capitale dell'impero. E lì, intanto, sul vagone piombato, Lenin sta scrivendo le tesi d'aprile, giustamente. E sta organizzando la rivoluzione. Gramsci comincerà a seguire, nei limiti in cui gli sarà consentito, abbiamo sentito prima questa grande scoperta che ha fatto lui, che non si usava tanto internet all'epoca, nei WhatsApp, ebbene lui riesce, cerca di seguire come può le notizie della Russia e diventa un grande fan, diciamo, dei bolscevichi, i quali bolscevichi, come sapete, andranno a potere il 7 novembre 1917, e lui poco dopo scriverà il primo articolo sulla rivoluzione bolscevica, mettendosi un po' in rotta di collisione con i grandi maestri del socialismo internazionale, sto ragazzotto, perché rispetto alla dottrina di Marx, dottrina marxista, diciamo, più in generale, quella rivoluzione non poteva essere considerata socialista, perché in Russia non si era ancora sviluppato pienamente il capitalismo. Allora, ma questo dice questo giornalista ancora sconosciuto, socialista, che sta a Torino, Sarda, sta a Torino, dice, vabbè, ma questo è un modo dogmatico di considerare Marx, no? Che cosa doveva fare Lenin? Non doveva cogliere l'occasione? E quindi non fermiamoci alla lettera. Poco dopo scriverà un altro articolo intitolato Il nostro Marx, 4 maggio 1918, per il centenario della nascita di Marx, che era nato il 5 maggio, non poi fate confusione. 5 maggio, l'anno in cui muore Napoleone, è il 21, però è giorno lo stesso. 5 maggio 18 marzo, 5 maggio 21. Infatti i miei studenti sanno tutte le date, vi faccio uscire di testa con tutte queste date. Scrive questo articolo, intitolato Il nostro Marx, in cui appunto insiste su una lettura volontaristica, se vogliamo, ma antidogmatica di Marx. Ecco, l'antidogmatismo diventerà la cifra del pensiero non solo politico, ma anche filosofico di Antonio Gramsci. Non dimentichiamo, questo è un elemento che poi troveremo per tutto il seguito della sua non lunga esistenza. Ma voglio almeno citare l'esperienza fondamentale, appunto, del periodo torinese, è l'Ordine Nuovo.
ho parlato prima del fattore C, C come cultura, la centralità del fatto culturale. L'Ordine Nuovo ha come sottotitolo Rassegna settimanale di cultura socialista. Qual è il punto di partenza di questa rivista settimanale? Che quattro sfigati di ragazzi che si sono incontrati nelle aule universitarie, che tutti fanno la rivista, e si sono incontrati e conosciuti nella sezione socialista, qual è il punto di partenza? È che il proletariato ha bisogno, ha necessità assoluta di darsi una propria cultura autonoma. Autonoma vuol dire non egemonizzata dalla classe dominante, cioè dalla borghesia. Ma attenzione, questo non vuol dire affatto eliminare ciò che le altre culture, anzi, Gramsci ci invita a impadronirci, adesso sto parlando come dicevo sul proletario, no? Dell'epoca, a impadronirci di tutte le grandi tradizioni culturali che ci hanno preceduto. Dobbiamo sapere tutto, leggere tutto, conoscere tutto, ma conoscere tutto vuol dire non solo ciò che è stato scritto, ma ciò che è stato prodotto in tutte le arti, la musica, le arti visive, il teatro, grandi passioni peraltro di Antonio Gramsci. Quindi questa rassegna settimanale di cultura socialista ha questo duplice scopo, vale a dire aiutare il proletariato ad elevarsi culturalmente, perché, come scrive in questo periodo, ogni rivoluzione, anzi ogni grande rivoluzione, è stata preceduta da un lento lavorio culturale e ideologico. L'esempio fondamentale qual è? Lo sapete tutti, e ditelo. La rivoluzione francese, preceduta dall'illuminismo. Allora ci ha dato la spiegazione. Usiamo la stessa cosa. Abbiamo bisogno di fare un lavoro culturale che preceda, dobbiamo essere culturalmente preparati. Non si va al potere semplicemente. No, dobbiamo essere più bravi di loro, più preparati di loro. Ma poiché la classe operaia vive nella fabbrica e passa nella fabbrica la gran parte del suo tempo, quella cultura deve nascere dalla fabbrica. Allora la classe operaia deve impadronirsi innanzitutto dei meccanismi di produzione e deve dimostrare ai padroni di essere capace di governare la fabbrica, deve dimostrare ai padroni che c'è una sola figura inutile della fabbrica, il proprietario. È lì che l'Apo Elkan ha deciso di fare una cosa. Questo trova un punto cruciale in quale momento? Nel settembre 1920, l'occupazione delle fabbriche. In cui la scommessa è far funzionare la fabbrica. Ma la scommessa è anche farla funzionare sulla base di un principio che Gramsci e i suoi amici, i suoi compagni hanno cercato di far passare e imporre nel tutto l'anno precedente. Già nel 19, vale a dire sul fatto che si deve creare in fabbrica uno strumento di contropotere al potere padronale. E qual è questo strumento di contropotere? Sono i consigli di fabbrica, che sono la traduzione, tra virgolette, dei soviet russi. La rivoluzione bolscevica è stata la rivoluzione dei soviet, ne nascerà l'Unione Sovietica. Adesso mi fate, come dire, deviare da ciò che sarà un'Unione Sovietica dopo. Stiamo parlando di quel momento storico, attenzione. Cioè la massima espressione della democrazia, dell'autogoverno delle masse. Questi sono i soviet. E Gramsci cerca di adattare e amplificare il ruolo dei soviet nei consigli di fabbrica. E prima del settembre 1920, nell'aprile 1920, c'è stato questo lungo, durato più di un mese, sciopero delle lancette, che è uno sciopero di principio. Apparentemente sulla questione dell'ora legale, sembra una boiata pazzesca, fantoziana, invece è una questione di principio. La questione è nell'aprile come nel settembre del 20, chi comanda in fabbrica? In relazione a comandare vuol dire in relazione alla vita dei lavoratori, delle lavoratrici, che vuol dire anche i tecnici, perché l'occupazione delle fabbriche all'inizio coinvolge tutti, non solo gli operai, perché il consiglio di fabbrica scardina le gerarchie sindacali. Al consiglio partecipano tutti quelli che vogliono partecipare alla gestione della fabbrica, operai e non operai,
operai sindacalizzati e operai non sindacalizzati. È il principio assembleare, cioè se noi siamo il Consiglio, io non vi chiederò che tessera avete in tasca, siete iscritti al sindacato dei perdigiorno, per esempio, che niente di meglio da fare il sabato di venire qua a sentire noi, oppure no. Discutiamo e poi votiamo, senza chiedere che tessera abbiamo in tasca. È un principio eversivo che il sindacato non vede tanto bene, come dire, perché scambiano anche le burocrazie, le posizioni di potere del sindacato. Va bene, non la voglio fare troppo lungo, perché vedevo che parlavate tra di voi intanto. Cosa devo interpretare? Perché ormai io sono complottista, quindi... Poi vedo che qualcuno comincia ad alzarsi, brutto segno, vi perdete il meglio, peggio per voi. Alla fine saranno sorteggiati dei ricchi premi, ditemi. Gramsci rimane a Torino fino al maggio 1922. Intanto c'è questo piccolo episodio della fondazione del Partito Comunista d'Italia. Sfatiamo un'altra leggenda. Non è stato fondato Antonio Gramsci. È stato fondato da Amadeo Bordiga, possiamo dirlo. A lungo non lo si diceva, ma adesso possiamo da Cinisello Balsamo diamo questa notizia al mondo. Il Partito Comunista è stato fondato da Amadeo Bordiga. Gramsci non è un protagonista della scissione di Livorno, anzi ha perfino qualche esitazione e qualche dubbio, che quando conoscerà Vladimir Ilich il 25 novembre del 22, lui è venuto il 25 dicembre del 25, vabbè, e quando conoscerà Lenin dirà avete fatto una cavolata, lo sa, e lui dice sì, ma non è colpa mia, è stato Bordiga che... E entra ovviamente nel partito e intanto l'Ordine Nuovo chiude le pubblicazioni alla fine del 1920 perché diventa un'altra cosa e nasce il quotidiano L'Ordine Nuovo, primo quotidiano in Italia che si frecce del titolo Il Quotidiano Comunista. Non pensate aveva inventato il manifesto, L'Ordine Nuovo, e sarà il primo giornale chiuso dai fascisti, proprio con l'irruzione delle squadre fasciste, anche possiamo dirlo dei carabinieri e della Guardia Regia per la pubblica sicurezza. Adesso ho aspettato un momento giusto. Prudenza. Gramsci lascerà Torino nel maggio 22 e va come inviato appunto del partito a un plenum dell'Internazionale Comunista che come sapete era stata fondata sempre da lui, da Vladimir Ilich nel 1919 sulle ceneri della Seconda Internazionale che era morta di fatto nell'agosto del 14 quando i socialisti tedeschi approveranno i crediti di guerra a cui seguiranno la stessa operazione fatta dagli altri socialisti tranne gli italiani, onore al merito, e anche il piccolo partito polacco e i socialisti russi. Bene, va a Mosca, ma arriva a Mosca attraverso un viaggio faticosissimo che passa attraverso la Finlandia, una roba terribile, cioè già, come avrei detto qui, non è che stava viaggiando in Freccia Rossa, una roba terribile. Arriva lì che è più morto che vivo. I compagni russi dicono: ma questo ci muore tra le mani, portiamolo in sanatorio, e lo mandano in sanatorio. Lui dice: ma no, vieni. Ci sono dei Zinovio dice questo muore, il compagno Gramsci non può morire qua perché dice poi l'hanno ammazzato, e quindi lo mandano in sanatorio. E qui attenzione, arriva un momento più importante di tutto il pomeriggio, finalmente adesso lo scoop degli scoop. Siete indietro. Chi trova il sanatorio? Non trova Giulia, trova Eugenia. Ogni pettegolezzo è lecito. Insomma, tra i due c'è una love story. Eugenia è la sorella maggiore. Oh, neppure la sindaca sapeva sta cosa. Tatiana è un'altra, erano tante sorelle. Allora incontra Eugenia, iscritta al partito,
ragazzi, devo rinviare il mio libro, che mi devo dire? Per forza, per forza. Lì trovate i dettagli. Comunque, vabbè. Quasi tutti. Incontra Eugenia e c'è una fascinazione, direi, intellettuale, ma anche fisica. Non è male Eugenia, devo dire. Lui direbbe, adesso qualcuno dirà, beh, perché lui non è che era proprio, no? Guarda che aveva degli occhi azzurri che folgorava, Gramsci. E gli occhi sono quasi tutto, basta guardarlo davanti e basta. Allora, c'è questa relazione che dura un tot. Eugenia era ricoverata lì perché quello era un ex posto di lusso che i bolscevichi hanno trasformato in casa di cura, però era anche casa dove venivano mandati, scusate, venivano mandati personaggi importanti per fare dei soggiorni terapeutici, diciamo. E quindi lo mettono lì. Lì c'è Eugenia che ha dei problemi di carattere in realtà neurologico, ma alle gambe soprattutto. E comunque è una situazione un po'. Chi di voi ha letto La montagna incantata, La montagna magica? Ebbene, ovviamente il riferisco a Thomas Mann, vive un po' quella cosa lì, la signorina Schultz, insomma, siamo lì. Insomma, c'è una love story, poi sai, clinica, le camere. Dopo qualche tempo, Giulia va a trovare Eugenia e lì, da-da, lì c'è proprio le coup de foudre, il colpo di fulmine. Ma il Lazzaroncello per un po' l'ha detto lui, non l'ho detto io, per un po' lui coltiva, diciamo, siamo eleganti, una relazione parallela. Parallela, a un certo punto però fa la sua scelta. Eugenia non la prende bene. Questa cosa è importante perché Eugenia gli dichiarerà una guerra senza quartiere, la perfida Eugenia. E a un certo punto cercherà di creare proprio un odio della famiglia Schult, a cominciare dal padre Apollo, il vecchio bolscevico, anche lui, contro Antonio. Mentre all'inizio c'è una molta apertura verso questo giovane intellettuale italiano, totale verità anticomunista, è dirigente anticomunista ormai. Bene, tenete conto che la famiglia Schumann, tutti quanti parlavano l'italiano, perché a un certo punto potreste dire, scusate, ma parlavano tutti l'italiano perché tutti avevano una famiglia piuttosto, come dire, agiata, tutti hanno fatto lunghi soggiorni in Italia. Molte delle ragazze erano cinque sorelle, avevano studiato musica, avevano fatto scuole di perfezionamento in Italia, tutti loro sapevano un po' di italiano, ma alcuni lo parlavano abbastanza bene e Giulio e Eugenio gli scrivono in italiano, per esempio. Lui sapeva già un po' di rudimenti. Gramsci ha già studiato all'università e per conto suo, Gramsci è un grande autodidatta, ha studiato per conto suo inglese, francese, tedesco e russo. E quando poi finirà in carcere vuole perfezionare la conoscenza, perché dice, beh, ho del tempo libero, no? Posso approfondire la conoscenza delle lingue. Bene, il soggiorno in Russia è un soggiorno molto difficile, però è anche il momento in cui scopre, è stato detto, un po' la gioia degli affetti e dell'amore, perché in realtà l'amore l'aveva già conosciuto a Torino, questo è stato detto, con una bellissima donna, Pia Carena, che era segretaria di redazione all'Ordine Nuovo, che poi diventerà la moglie dopo di Alfonso Leonetti, che sarà un importante dirigente comunista, che ci ha lasciato molte importanti testimonianze anche su Gramsci. Bene, la vicenda poi rimane in Russia a lungo, deve sempre partire, non parte mai, deve sempre partire e rinvia sempre, rinvia, 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 perché l'amore lo mantiene, diciamo la verità. Poi dalla Russia si decide che deve andare come delegato a Berlino, ma poi dicono a Berlino è pericoloso e le condizioni climatiche non sono buone e viene mandato a Vienna, non è che può Vienna, se no Sanremo, infatti altro trauma, passa a Vienna parecchio tempo, lì intanto fonda, come dire, per emanazione fonda l'unità,
12 febbraio 1924 che esce a Milano, Giornale degli operai e dei contadini, recita il sottotitolo. Quel titolo Unità è importante. L'unità è l'ossessione di Gramsci. Unità significa unità del partito, anche del Partito Rosso. Quel frammento di lettera che abbiamo sentito prima è l'invito a non spezzare l'unità del Partito Comunista Rosso. L'unità del Partito Italiano, ci torno tra un attimo, significa l'unità degli operai e dei contadini, che vuol dire l'unità del Mezzogiorno con il Settentrione, del Nord e Sud uniti nella lotta. Questo significa l'unità. L'unità del partito viene presentata da Gramsci come un valore importante, anche se lui non è d'accordo con la linea di politica. E le lettere che scrive ad altri compagni, per esempio a Scocimaro che è stato citato, a Togliatti che ovviamente è stato citato, ma anche a Giulia, lui spiega: non sono d'accordo con Amadeo, ma Amadeo è una forza, ha straordinari doti organizzative, Gramsci teorico del pensiero organizzativistico, e in più dice: io non voglio rompere il partito. Solo che un po' alla volta questo tira e molla dovrà finire, e quindi Gramsci prenderà le redini del partito, per così dire. Intanto fonda anche da Vienna l'ultima serie dell'Ordine Nuovo, l'Ordine Nuovo settimanale 19-20, l'Ordine Nuovo quotidiano 21-22, poi nel 24 fa un Ordine Nuovo e comincia a fare progetti culturali, di collare di libri, una serie di cose, un fervore culturale straordinario. Nel 24 abbiamo sentito, nell'aprile 24, viene eletto in Parlamento, alla Camera, e terrà, questo non è stato detto, devo dirlo invece, un solo discorso alla Camera. 16 maggio 1925, interrotto 30 volte mentre parla, questo è testimoniato dagli atti parlamentari che sono a disposizione, non so se ce l'avete come, in tutte le biblioteche del Regno le trovate. 30 volte, ci sono 30 interruzioni, 18 le fa Benito Mussolini. Cioè, ogni volta che ne parla. Allora, quando noi vediamo i talk show, io purtroppo ho partecipato a qualcuno, ma devo dire esperienze traumatiche, perché ci sono dei... Gramsci usa la categoria spezzatori di comizio, lì sono gli spezzatori della parola dell'avversario, perché cercano di farti perdere il filo, e Gramsci dirà: caspita, mi hanno fatto perdere il filo del discorso, scriverà poi a Giulia: non sono contento di me perché alla fine mi sono fatto, ho perso il filo del discorso. Ma accidenti che discorso fa Gramsci. E a un certo punto, proprio rispondendo, quel discorso è contro la cosiddetta legge che doveva mettere fine alle associazioni segrete alla massoneria. In realtà era una legge, Gramsci dice: questa è una legge che state facendo per mettere fuori gioco i partiti di opposizione e il Partito Comunista. Ovviamente aveva capito tutto. E a un certo punto, una delle interruzioni di Mussolini, una delle 18 di Mussolini, gli dice: Mussolini, siamo voi comunisti, avete parlato tanto di rivoluzione, ma la rivoluzione l'abbiamo fatta noi. Gramsci, è vero che si interrompe, ma non si scompone, e voltandosi verso l'emiciclo destro dirà: la vostra non è una rivoluzione, la rivoluzione è quella che cambia le classi sociali al potere, voi avete semplicemente cambiato il personale politico. Straordinario. 16 maggio 25, Gramsci intanto si è trasferito a Roma, vive di nuovo in una camera subaffittata presso una famiglia tedesca, famiglia Passaglio, e vive gli ultimi momenti, diciamo, della sua attività politica, che poi si concludono con l'arresto che avviene l'8 novembre 1926, quando lui è ancora deputato in carica. Il decreto emanato dal governo e controfirmato da Sua Maestà Vittorio Emanuele III, vorrei ricordarvi, che dichiara decaduti i deputati del giorno dopo. Quindi Gramsci viene arrestato anche contro la stessa legge fascista. Viene arrestato e viene mandato a Regina Coeli. Qui comincia la nuova fase di quello che possiamo chiamare il calvario di Gramsci, cioè la vita diventa un calvario. Letteralmente un calvario, una via crucis diventa, e le tappe sono stazioni della via crucis che passeranno attraverso 2 settimane a Regina Coeli, e lui scriverà: sono state le 2 settimane peggiori di tutta la mia vita.
racconta di questo giaciglio che gli danno pieno di cimici con le lenzuola, la biancheria sporca e di insetti di varia natura. Due settimane diciamo che sono come anni, hanno pesato. Poi dopo queste due settimane la regina Celi viene mandata al confino a Ustica, dove starà 44 giorni. È uscito un film recente intitolato 44 giorni fa, che era... e lui dirà che quello è stato un periodo bellissimo alla fine, dopo i giorni di regina Celi, perché gode di una certa libertà come confinato. Non ci sono ancora indicazioni precise ancora, e al confino si organizza, trova Amadeo Bordiga e pigliano casa insieme. Non muore Uxorio, ma ti pigliano casa insieme. E poi lui racconterà: Amadeo bravissimo a fare il caffè, napoletano, è napoletano, fa un caffè. Gramsci era un grande bevitore di caffè, oltre che un grande fumatore. Bene, ma cos'è che il progetto di Ustica è importante? Perché questi fanno rinascere l'isola, questi confinati politici, da tutti i punti di vista, e soprattutto Gramsci e Bordiga, per impulso di Gramsci, ma soprattutto, mettono su due scuole per i confinati politici, ma anche per gli abitanti dell'isola: scuole per di alfabetizzazione e scuole invece di formazione superiore, che dividono per facoltà. Bordiga responsabile del comparto scientifico, era ingegnere, e Gramsci responsabile del comparto umanistico. Cioè questi in un mese e mezzo. E io ho pubblicato recentemente su una rivista gramsciana proprio le interviste a due abitanti di Ustica che erano state fatte anni fa e che poi io ho avuto recentemente e ho pubblicato, e raccontano come l'isola viene cambiata da queste personalità. Bene, da Ustica poi viene mandato a Milano e lì comincia tutto il gioco che un giudice istruttore bravissimo, nel senso una carogna fatta e finita, il giudice Macis, fa con Antonio Gramsci, cioè fa la parte che abbiamo visto tante volte in qualche telefilm americano dello sbirro buono e dello sbirro cattivo, no? E gli fa credere che è dalla sua parte. Non posso soffermare, però questo è un capitolo molto interessante. Insomma, in realtà Gramsci si fa un po' fregare perché Macis era sardo, lì la sardità lo frega, perché poi Macis gli fa capire, gli fa credere che appunto che lui è quello buono, che con gli altri sono gli sbirri cattivi, no? E che lui vuole aiutare, in realtà non è vero. Comunque la conclusione è che prima è un detenuto, sta parecchio tempo a San Vittore e lì, come scriverà, tenete conto che non poteva ricevere libri dall'esterno, e quindi lui cosa leggerà? Leggerà ciò che trova nella biblioteca del carcere, che potete immaginare che possa trovare la biblioteca del carcere negli anni 20 dell'Italia fascista, San Vittore. E lui dirà: ma io mi sono abituato a razzolare nelle tamaie. E alla fine mi sono reso conto che anche la peggio letteratura, la triviale letteratura, Carolina Invernizio, l'onesta gallina della letteratura italiana, la chiamerà, anche lì c'è da imparare. Dice, il proverbio dice non si fa sangue dalle rape, e invece non è vero, si può trarre sangue anche dalle rape. Lui comincia a elaborare il concetto di nazionale popolare, su cui scriverà pagine fondamentali nei quaderni. Cioè interrogandosi sul fatto appunto perché la letteratura popolare è solo fatta di schifezze. Proviamo a pensare, no, allora si interroga sul ruolo degli intellettuali, perché gli intellettuali non si sono posti dalla parte del popolo, elaborando una letteratura che aiuti il popolo a salire, non a farlo scendere. Tenete conto che già ai tempi dell'Ordine Nuovo il gruppo gramsciano era chiamato dal gruppo napoletano di Bordiga i culturisti o culturalisti, no? Con un certo disprezzo, no? Vabbè, comunque, dopodiché il periodo di San Vittore va poi, mi messo un po' d'acqua intanto, diventa inoperoso, torna Regina Celi e lì finalmente diventa un detenuto in attesa di processo, cioè si fa il famoso processone. Più di 50 dirigenti comunisti, tutti quelli che sono finiti in carcere, quelli che non sono riusciti a scappare in pratica, vengono portati alla sbarra. E lì, meraviglioso, è Umberto Terracini. Terracini prende per i fondelli questo tribunale, che non è un tribunale vero, non c'è neanche un magistrato. Questi sono squadristi che sono diventati
centurioni della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, cioè le squadre fasciste sono diventate un corpo militare, come i carabinieri. Cioè, ma non è che hanno fatto un concorso, diventate assassini, sono diventati, sono diventati appunto un corpo dello Stato. E il tribunale è fatto da 5 di questi gaglioffi, cioè non c'è un magistrato. Bene, il processo è una roba bellissima, interessantissima. Non entro nella strategia, perché se no lo facciamo troppo lungo. Insomma, conclusione: l'avvocato, che era un deputato, ex deputato comunista, si chiama Sabbio, ci ha raccontato poi, perché non è messo in pubblico, abbiamo le testimonianze degli imputati e di quelli che fanno la difesa, tipo questo avvocato Sabbio, il quale racconterà appunto le due famose frasi, quella del pubblico ministero Isdro, che conclude la sua requisitoria dicendo: bisogna impedire a questo cervello di funzionare per almeno 20 anni, condanna infatti a 20 anni, 4 mesi, 5 giorni di reclusione, e l'altra frase che Gramsci dice rivolto alla corte: voi porterete l'Italia alla rovina e toccherà a noi comunisti salvarla. Voi non mi potete vedere perché dovrei denudarmi e non sta bene, ma ho i brividi. Cioè lui dice esattamente questa frase. Bene, comincia, toccherà ai comunisti salvarla. Troppi l'hanno dimenticato. Comincia l'ultima e più terribile fase della vita di Gramsci, le stazioni finali del Calvario. Viene mandato, prima si discute quale carcere mandarlo, carcere di massima sicurezza, ma la famiglia interviene chiedendo che venga mandato in un carcere dove ci sia la possibilità di cure per detenuti bisognosi di, cioè Gramsci era in condizioni fisiche, non era proprio, no? E alla fine decidono a Turi, perché Turi era considerato un carcere dove potevano essere ricoverati. Chi di voi è andato a Turi? Visitato la cella di Gramsci? No, devo dire colpevolmente no. Vabbè, ma Turi non in vacanza. Intendevo dire, chi di voi ha visitato? Perché sono di quelle parti. Appunto, l'ho capito dalla cella. Allora, vi inviterei, se non volete leggere il mio libro, andate a Turi. Si chiede un permesso, bisogna mandare i documenti prima, i nomi, vi fanno entrare con due guardie carcerarie, vi fanno entrare nella cella di Gramsci. Il carcere è tuttora in funzione. Andate a visitare la cella di Gramsci. La cella di Gramsci è considerata un monumento nazionale, quindi non ci vengono messi detenuti, no? Andate lì. Passateci, mi fanno stare 5 minuti, ma massimo. Non dico altro, andate lì e poi chiedetevi: ma come ha fatto quest'uomo a stare qui dentro senza l'internet, come dice un mio condomino? L'ho trovato sopra l'internet. Ah, vabbè. Con tutte le limitazioni del caso, a produrre quello che ha prodotto. Va bene. Comincia la fase della reclusione, non è più un detenuto, ma è un recluso. Ora, negli ultimi tempi, tra le tante leggende, io ho fatto un libro che si intitolava, ho avuto la bontà di citare, Inchiesta su Gramsci, in cui abbiamo voluto sfatare un po' di leggende su Gramsci. Una di queste leggende persistenti, diffusa anche da voci autorevoli, è che Gramsci è stato un privilegiato in carcere. Allora, arrestato l'8 novembre del 26, riceve il permesso di scrivere in cella, sapete quando? Nel febbraio 1929. Fatevi i conti, uno che faceva l'intellettuale di mestiere, cioè capite il tormento interiore di... poteva scrivere due lettere ogni 14 giorni che lui doveva calibrare, quindi una alla famiglia di Sardegna e una alla famiglia russa. Poteva riceverne, ma non poteva scrivere, e poteva scrivere solo ai familiari diretti. Se voleva scrivere all'amico Piero Sraffa, non poteva farlo, o al vecchio professore Umberto Cosmo, doveva scrivere a Tatiana, che ricopiava delle parti e la mandava poi all'interruttore vero. Attenzione, quando riceve il permesso di scrivere in carcere, 5 minuti, mi dicono, va bene, il permesso di scrivere in carcere, c'era
è importante, mi sento come Gramsci che viene, no, jugulato. Può farlo per circa 4 ore al giorno e può avere contemporaneamente nella cella soltanto circa 4 pezzi. Quindi già abbiamo troppa roba, perché questo è un pezzo, questo è un altro, 4, basta. Intanto comincia a ricevere, al permesso di ricevere libri dall'esterno, grazie a Piero Sraffa, amico facoltoso, professore di economia a Cambridge, economia politica, che gli apre un conto illimitato alla libreria, Spelling di Milano. Ma i libri che Gramsci chiede devono passare 4 vaghi censori, l'ultimo dei quali è di Mussolini. Quindi il direttore della prigione, il capo della polizia, il ministro dell'interno e il duce. Spesso il duce è anche il ministro dell'interno, quindi comunque nelle due vesti. E quindi questo, poi questi libri arrivano, vengono messi in una cella, non nella cella di Gramsci, non può averli in cella, vengono messi in un magazzino. E qui lui, per avere i libri, deve chiedere di volta in volta, quelli che hanno superato il vaglio censorio, di volta in volta può avere un libro, ma se ha già 4 pezzi, deve restituire un pezzo, se no non può averlo. Tutto questo con l'ansia del tempo che scorre, perché ha pochi minuti per fare tutto questo. Va bene, finalmente comincia a scrivere. Scrivere, e le prime cose che fa sono esercizi di traduzione. Adesso non mi posso addentrare, ma insomma, di là poi comincia a scrivere. Si fa già nel 27, scrive la Tatiana, che si sta facendo un piano di lavoro, l'ottimismo della volontà, anche perché quel magis petente gli fa continuamente credere che lui il permesso l'ha firmato e che non si capisce perché non arriva, una palla naturalmente. E quindi lui fa un piano di lavoro già nel marzo 27 e dice cosa vuole studiare, tra cui vuole studiare una storia dello spirito pubblico in Italia, una storia, cioè, degli intellettuali, eccetera, eccetera, eccetera. Gli argomenti su cui vuole lavorare. C'è uno sforzo costante di Gramsci di dare ordine e di fare ordine in se stesso nel suo lavoro. È un modo per resistere alla prigione. Deve organizzare il suo tempo e anche il suo lavoro interiore, il suo lavoro intellettuale, con tutte le difficoltà che ciò comporta. Tutto questo nel procedere dell'aggravamento delle condizioni, che lo porteranno poi nel marzo del 33 a una gravissima crisi da cui non si risolverà più. Dopo, alla fine del 33, riesce la famiglia, ottiene che venga trasferito in una clinica, sia pure in condizioni di detenzione, a Formia, dove rimarrà fino al 35 e poi praticamente dal marzo 35 in avanti Gramsci non scrive più. Ormai le sue condizioni di salute, scrive solo qualche lettera, non scrive più quaderni. Questa è una delle ragioni per cui c'è qualcuno che si è inventato, no, il quaderno scomparso, queste boiate pazzesche di nuovo, perché dice, ma come mai non ha più scritto il 35? Perché non ce la faceva più. Lo racconta nelle lettere, dice, non riesco più a concentrarmi. Bene. Da Formia sarà poi mandato l'ultima stazione della Via Crucis e la clinica qui si sana, ma nel suo caso il nome non corrisponde alla realtà, perché quella diventa la clinica qui si muore. 3 minuti finali, perché ho gli sbirri alle calcagna, per dire qual è il succo. I quaderni del carcere vanno letti in qualche modo accanto alle lettere, perché le lettere sono un aiuto. Quelle del carcere sono il moderno Zibaldone, l'equivalente allo Zibaldone dei Leopardi, che è morto esattamente un secolo prima, 1837. Avevano la gobba tutte e due. Hanno una struttura reticolare e la sua è una scrittura a spirale, perché lui torna sugli argomenti e ogni volta che ci torna li approfondisce. Tanto che a un certo punto comincia a temere di non uscire vivo da questa situazione. L'inferno in cui sto morendo, scrive una lettera, questo inferno in cui sto morendo. E allora comincia a riscrivere i quaderni, cioè barra con una linea che però lascia visibile ciò che c'è sotto, le righe, e riscrive rielaborando, in modo che lui può sempre leggere cosa ha scritto e fare un confronto. E poi comincia a fare dei quaderni monografici speciali, dei piccoli saggi, per così dire, no?
Americanismo e Fordismo è uno di questi quaderni, Le notorelle su Machiavelli sono un altro di questo quaderno, e così via. Il Risorgimento è un altro di questi quaderni. Comincia a cercare di focalizzare il succo dei quaderni. Qual è? Gramsci, se già nell'età giovanile abbiamo detto, ha l'idea di una rivoluzione che debba essere preparata da un lungo lavorio culturale, e quindi non pensa mai alla rivoluzione semplicemente come lo sfondamento della porta, l'assalto al palazzo d'inverno, ma nello stesso tempo la rivoluzione ha questa parte culturale fondamentale, ma no, si conclude con un altro. Nei quaderni cambia la prospettiva. Gramsci è un uomo sconfitto che prende atto della sconfitta sua, del suo partito, del Movimento Proletario Internazionale. Ma questo non lo induce affatto a rinunciare alla prospettiva rivoluzionaria. Gramsci rimane un rivoluzionario fino al 27 aprile 1937, ore 4:20 circa della notte, quando spira. Ma semplicemente pensa che occorra cambiare il modello di rivoluzione. Alla rivoluzione intesa come assalto frontale, come atto, sostituisce una rivoluzione intesa come processo fondamentalmente culturale, nel quale si tratta di costruire una controegemonia rispetto all'egemonia delle classi dominanti. E in tutto questo, centralità ovviamente degli intellettuali che devono diventare organici della classe operaria, non del partito, della classe operaria. Tutto questo all'insegna di un rifiuto di ogni dogmatismo, si allontana via via da quello che ormai viene chiamato marxismo / leninismo, esprime dissenso molto netto rispetto alla svolta socialfascista del 1929-1930, quando Stalin fa credere che ormai il capitalismo è morto con la grande crisi di Wall Street e che quindi si debba portare avanti la rivoluzione, e che i socialisti sono uguali ai fascisti. Gramsci esprime dissenso, ma è in carcere e sempre più si allontana dalla dogmatica marxista-leninista. Ma Gramsci tuttavia, anche se sembrerà strano, rimane un marxista, semplicemente avvia una fase nuova del marxismo mondiale, e questa fase nuova vuol dire che allarga la gabbia marxista, introduce concetti nuovi. Per esempio, comincerà a parlare non più di classe operaia, ma di gruppi subalterni, cioè allarga enormemente. Oggi i precari dell'università non sono classe operaia, ma sono subalterni, fanno parte dei gruppi subalterni, cioè subiscono lo sfruttamento e un'oppressione. Non devono essere liberati anche loro, vi direbbe Gramsci, anche loro hanno bisogno di essere liberati, devono liberarsi. Oppure ha una concezione dello Stato come allargato, con tutte le funzioni nuove, quelle che passano non solo attraverso l'azione poliziesca, passano attraverso l'imbonimento dei crani. Cioè, lo capisce, no, in carcere, mentre lo stanno capendo quelli della scuola di Francoforte in America. Adorno, Horkheimer, Marcuse, che ovviamente lui non conosce, non legge, però lui capisce che il capitalismo, che lui non considera più come Marx semplicemente un modo di produzione, ma come una civiltà nel bene e nel male, una civiltà che ci vuole performare, ci vuole conformare e vuole stabilire come dobbiamo vivere e come dobbiamo morire. Perfino i costumi sessuali, dice Gramsci, ci vogliono, il capitalismo vuole decidere, vuole organizzare la nostra vita dalla culla alla bara. Allora, sono tanti gli elementi che lui porta, innovativi. Insomma, il Quaderno del Calcio sono da una parte una riflessione sulla sconfitta, ma anche una riflessione per superare la sconfitta. Pessimismo dell'intelligenza, ottimismo della volontà, ma cambiando gli strumenti, cambiando anche il linguaggio, il lessico, cambiando lo strumentario. Ma Gramsci comunque è un uomo che non si arrende e non invita alla resa, e soprattutto non diventa un liberale democratico. Ritiene che il socialismo sia ancora l'unica alternativa alla barbarie, solo che ci propone un altro socialismo possibile. E allora la domanda che ponevo all'inizio retoricamente: come mai Gramsci è l'autore italiano più studiato, bla bla bla, e come mai, vi chiederò ancora, dopo il cosiddetto crollo del 1989-91, quando perfino gli editori hanno smesso di pubblicare i testi marxisti, si è salvato solo Marx, che peraltro dichiarava di non essere marxista, e non solo si è salvato, ma è emerso e ha giganteggiato Antonio Gramsci. Perché? Ve lo dico io? Perché proprio da Gramsci emerge la prospettiva di un altro socialismo possibile. Un socialismo, come lui scriveva, comunque, dice nel 1920, no, il comunismo non oscurerà la bellezza e la grazia. Non oscurerà la bellezza e la grazia.
una frase che dice tante cose. Ecco, quello è il comunismo di Gramsci, che tuttavia appunto non perde mai di vista l'obiettivo fondamentale. E infine, e mi sia consentita una sola citazione per chiudere, prima che mi portino via, ammalettato. Da Gramsci promana uno straordinario fascino umano, non solo intellettuale. Cioè Gramsci ci seduce. E questo capite perché, eh? Abbiamo trascurato Tatiana. Io alla fine nel mio libro dico a un certo punto che secondo me alla fine lui ama Tatiana. Anche lei. Non consumeranno, a meno che altre scoperte successivamente, ma noi siamo aperti a ogni prospettiva. E altre due? Sono rimaste in Russia. Emana uno straordinario fascino intellettuale, ma soprattutto umano. Umano. Anche per questo elemento di tenerezza che emerge continuamente. E voglio chiudere con una lettera di cui tu hai fatto un frammento di citazione, ma proprio un frammento troppo breve, forse che poi non hanno ancora accolto perché l'hai detto velocemente. È una lettera che lui scrive a sua madre nell'imminenza della sentenza. 10 maggio 1928, la sentenza arriverà il 4 giugno del 28. Chiedo all'incrito pubblico un attimo di pazienza. E non me ne andate mentre sto per leggere il libro di Antonio Gramsci. Che cavolo! Siete stati bravi finora, fate, come si dice in Sicilia, che chi fa cento non fa l'uno, per decente l'uno pure. Io sono salernitano, massimo rispetto per la Sicilia, terra che adoro. Però vorrei un attimo di concentrazione, e proprio come se ci fosse Arturo Benedetti Michelangelo che suona il pianoforte. Carissima mamma, non ti vorrei ripetere ciò che ti ho spesso scritto per rassicurarti sulle mie condizioni fisiche e morali. Vorrei, per essere proprio tranquillo, che tu non ti spaventassi o ti turbassi troppo, qualunque condanna siano per darmi. Che tu comprendessi bene, anche col sentimento, che io sono un detenuto politico e sarò un condannato politico. Che non ho e non avrò mai da vergognarmi di questa situazione. Che in fondo la detenzione e la condanna le ho volute io stesso, in certo modo, perché non ho mai voluto mutare le mie opinioni, per le quali sarei disposto a dare la vita e non solo a stare in prigione. Che perciò io non posso che essere tranquillo e contento di me stesso. Cara mamma, vorrei proprio abbracciarti stretta stretta, perché sentissi quanto ti voglio bene e come vorrei consolarti di questo dispiacere che ti ho dato, ma non potevo fare diversamente. La vita è così, molto dura, e i figli qualche volta devono dare dei grandi dolori alle loro mamme se vogliono conservare il loro onore e la loro dignità di uomini. Grazie. Applauso per Gramsci.